Ciao a tutti, sono Simone e questo è Esperimenti in Garage. Ormai ci siamo, come vedete alle mie spalle ho pitturato giusto ieri la parete di blu e quindi è il giorno di pavimentare col pallet. Però in questo video ultimissima cosa prima di pavimentare sarà quella di sacrificare, o meglio investire, l'ultimo sacco di massetto pronto, questo qui, e lo metterò qui al centro, vicino al tombino, ovvero nel punto più basso, per cercare, diciamo, di livellare la parte più concava. In realtà di questo sacco, diciamo, che non me ne faccio niente, quindi piuttosto che tenerlo lì per anni senza usarlo, lo metto nel punto più concavo, appunto. Con la livella ho trovato il punto più concavo, che l'ho segnato con una croce qui, non so se si vede. Qui c'è questa croce che è il punto più basso, in poche parole mi sono messo con la livella in piano, vuol dire che da questo punto a questo punto sono in piano e al centro sarà verosimilmente il punto più basso. In queste due direzioni l'ho fatto e come vedete in questo punto la livella è in ballo nelle due direzioni, quindi questa sarà la zona in cui verserò il massetto e poi lo distribuirò con uno spessore di un centimetro neanche, veramente molto basso. Cercherò di distribuirlo nella maniera migliore che posso. Il massetto ha una grana abbastanza grossa, non è come la colla o il cemento che è molto fine, contiene sabbia, contiene qualche sorta di inerte che lo rende abbastanza grosso, quindi non è consigliabilissimo fare degli strati sottilissimi perché rischia di staccarsi dal fondo. Quindi cercherò di fare una via di mezzo, il più sottile possibile, senza però che rischi di staccarsi. Ok, in realtà mi avanza ancora un po' di massetto, saranno 3-4 kg, non tantissimo, ma direi che finisco qui perché questa zona è perfettamente in piano, quindi non voglio rovinare il lavoro certosino fatto finora. E direi che questo video finisce qui e nel prossimo video ci sarà la pavimentazione, che in realtà sto per cominciare tra pochi minuti. Quindi anche per questo video di Esperimenti in Garage è tutto, ci vediamo come sempre al prossimo episodio. Ciao ciao!